Benvenuti e bentornati, eccoci qua su City Skyline 2. Finalmente riprendiamo la nostra città piccolina, questo borgo minuscolo, Monte Speranza. Speriamo bene, speriamo, ma... E allora... Viola Morello, attenzione. Questa città è incredibile, incredibilmente hashtag rumorosa, con questi hashtag, Madonna Santissima. Giulia Cattaneo... Un sacco di tempo libero, inizia a lavorare, fumagalli, che sennò qui non si va da nessuna parte. Allora, vedo che qua stiamo perdendo già del money, perché io sono andato un pochino avanti. Allora, mettimi in pausa, per favore. La sezione del budget ti consente di visualizzare in modo rapido la tua situazione finanziaria. I numeri vengono costantemente aggiornati in base alle modifiche che avvengono nella città. Selezionando una voce di introiti o di spesa dalla lista puoi ottenere ulteriori informazioni in merito. L'analisi dettagliata dell'elemento selezionato viene visualizzato sul pannello destro. Allo stesso tempo la percentuale della quota sul totale dell'elemento viene evidenziata sul grafico a barra sinistra. Va bene, non ho capito un cazzo, però va bene. E l'elenco degli introiti ti mostra le diverse fonti dell'ammontare di denaro che entra in città. Va bene, quello ok. L'elenco di spese ti mostra i diversi pagamenti effettuati dalla città. Va benissimo. Il bilancio mensile mostra quanto profitto o perdita generale genererà la tua città ogni mese in base ai valori attuali degli introiti e delle spese. Perfetto, quindi 85.000 dollari. Se ne stanno andando a fare in culo, perché stiamo spendendo un puttanaio. Ma mantenimento dei servizi, stiamo mantenimento allora aspettate un attimo. Sussidi governativi, attenzione, questo governo ladro. Imposte, tariffe di servizi, di servizio o di servizio. Va bene, come facciamo a aumentare tutte ste robe, però? Perché no, i prestiti non li voglio vedere, non mi interessa. Per il momento non voglio fare il prestito, sinceramente. Allora, io starei... Ah, questa è la radio, comunque. Allora, qui servono un po' di casine, un po' di lavori commerciali e un po' di industrie. Va bene, l'industria. Allora, vediamo un po' che cazzo hanno creato. Qua c'è il legname, cioè... Che figata. Piano piano si sta ingrandendo la nostra città. Allora, ho portato qualche modifica perché mi sono portato un pochino avanti. Allora, ho messo un ospedale, qui una clinica media, perché mi richiedevano l'assistenza sanitaria i nostri cittadini. Sono andato a mettere un cimitero abbastanza gigantesco, perché che brutta sta roba. Quando va a scavare così è veramente orribile. Allora, io qua avevo visto che si poteva fare un arrotondamento. Facciamo un arrotondamento, vediamo un po'. Viene un po' una... No, viene una minchiata. Porca miseria. Vabbè, è un po' interrato, è un po'... io non ci posso fare niente. Vabbè, si andrà a modificare piano piano mentre metteremo roba, eccetera. Perché io, con gli strumenti di architettura del paesaggio, non sono molto bravo. Guardate, è figata il cimitero. È veramente bellissimo. Cioè, mi piace un botto. Sembra un parco da andare a visitare, più che un cimitero, cazzo. E ci sta, perché... Come potete ben vedere, abbiamo avuto il nostro primo morto, che se lo sono andati a prendere, era qua, più o meno. Oddio, non so se lo dà il simbolino. No, sono andati a prenderlo, a quanto pare. Non so se possiamo intravedere il carro funebre che sta ritornando, magari... Eccolo qua, guardate! Il nostro primo morto, attenzione. Beh, siamo sotto Halloween, ci sta. Carro funebre, raccoglie. Proprietario, cimitero, strada Settimio... 364, ok. Strada di Varo, attenzione. Strada del Cedro, dell'Alce, bellissimo. Del Settimio. Ma che cazzo è Amio lì? Come cazzo è il corsivo? Qui ho messo, come potete vedere, la discarica, perché bisogna anche raccattare il pattume in giro per le strade, perché i nostri abitanti chiedono la pulizia delle loro case, delle loro strade. Come potete vedere, qua è iniziato il traffico, è iniziato il parcheggione a bordo strada classico americano. Guardate che figata sto giochino. Intanto andiamo avanti magari un pochino il nostro tempo, la nostra città, così iniziano a popolare. Iniziano Fabio Venturi, attenzione.
Ferrero, attenzione alla Ferrero, e si è trasferita nella nostra città, la cantante. No, non riesco. Vaffanculo. Attenzione, signora, le strisce, cazzo, le strisce. Ma che figata che ha corso. Ha corso sulla strada. Ma che bello è sta roba. Borgo Piccolo, attenzione, siamo saliti di livello nel mentre. Complimenti, stai procedendo molto bene. Ok, perfetto. Ci hanno dato 700.000 dollari. Adesso non mi ricordo come si chiamano i soldi in gioco. Quindi questo qua sono due punti abilità e ci hanno dato la possibilità di espanderci per altri quattro quadranti, diciamo così. Pannello progresso, va bene, andiamo un pochino a vedere. Gli obiettivi rappresentano la crescita della tua città. Sviluppa la tua città per raggiungere l'obiettivo successivo, va bene. Monitora come stai crescendo la tua città e quanto ti manca per raggiungere l'obiettivo successivo. Gli obiettivi sbloccano nuove funzioni, punti sviluppo e molto altro. Questa funzione tiene traccia del numero dei punti PE che hai e mostra quanti te ne servono per raggiungere l'obiettivo successivo. Ricevi PE per la costruzione di edifici e dei servizi cittadini e per i loro potenziamenti, edifici distintivi e strade. Anche far crescere la popolazione e la felicità dei cittadini conferisce. Sì, ok, l'abbiamo già visto. Ogni volta che raggiungi un nuovo obiettivo riceverai una ricompensa in denaro. Usala per la costruzione e il mantenimento della città, perfetto. Per ogni obiettivo raggiunto ti verranno assegnati dei punti sviluppo che possono essere utilizzati per sbloccare servizi avanzati, perfetto. Ogni obiettivo aumenta i tuoi permessi di espansione, quelli che vi dicevo prima, perfetto. Ogni obiettivo sblocca ulteriori funzionalità che ti consentono di costruire ed espandere le tue città in modi diversi. Puoi consultare l'elenco qui. Ok, limiti del prestito. Ah, ok, cresciamo anche con i limiti, perfetto. Guardate, ci sono i cani. Bello, Bricio, pure i nomi dei cani hanno messo, ma che figata. Il pannello permette di regolare le varie tasse che i cittadini, aziende e società devono pagare. Ah, quindi possiamo andare a... va bene. Abitazioni nordamericane a media densità, ma non ce le avevamo già? Piccoli condomini in stile nordamericano. Piccoli condomini in stile europeo, ok. Istruzione e ricerca, attenzione, possiamo mandarli a scuola elementare, medie e superiori, va bene. Achievement, ah ok, qua ci sono gli achievement, perfetto. Alberi di sviluppo, ti permettono di accedere a nuovi edifici e servizi e altri oggetti costruibili per la tua città, va benissimo. I servizi base verranno sbloccati automaticamente quando raggiungi nuovi obiettivi. I punti di sviluppo vengono assegnati per il raggiungimento di nuovi, va bene. Ogni servizio cittadino ha il proprio albero di sviluppo. Puoi concentrarti su tipi specifici di sviluppo. Va bene, ok, questo l'avevamo già visto anche prima. A sto punto, io non so se andare a sbloccare magari le rotonde, perché potrebbero esserci aree di parcheggio addirittura. Figo. Centrale a gas. Centrali a gas forniscono alla città soluzioni energetiche su larga scala, a basso costo, con moderate emissioni inquinanti. Però a gas cosa si intende? Acqua calda oppure proprio il gas vero e proprio per i fornelli? La struttura riduce gli effetti negativi che affliggono gli edifici in mancanza di elettricità. Genera una piccola quantità di inquinamento acustico. Batterie d'emergenza. Impianto di trattamento delle acque. Il trattamento delle acque consiste nella depurazione delle acque reflue. L'acqua trattata può essere rimessa in circolo in modo sicuro nella rete idrica o smaltita nell'ambiente. Cavolo, questo non sarebbe male. Ci servono due punti, ne abbiamo tre. Servizi di sanità, c'è anche il crematorio, l'ospedale. Ah, ok, quella è una clinica medica, quindi una struttura un po' piccolina, va bene. Impianto inceneritore. Intanto sì, sono aumentati le nostre barrette di richiesta qua. L'inceneritore brucia i rifiuti e produce elettricità dal calore. La combustione genera molto inquinamento dal terreno, una certa quantità di inquinamento atmosferico e acustico, ok. Centro di ricircolo. Il centro di ricircolo raccoglie smisse rifiuti e produce materiali riutilizzabili. La vendita dei materiali smistati produce reddito per la città. Signori, io andrei a fare questo perché diciamo che la spazzatura non andrà mai a finire, anzi a aumentare, quindi il college rappresenta il primo passo verso l'istruzione superiore per adolescenti e adulti. Ok,
però prima inizierei con quella normale, perché io vorrei andare a fare anche il crema l'ospedale, però non abbiamo due punti. Ah, porca miseria, perché abbiamo speso due punti qua. Vabbè, allora, per il momento, guarda, facciamo anche le rotonde, vaffanculo, così siamo a posto. Boom, boom. Ecco, ne è morto un altro, in attesa di un carro funebre. Mi dispiace, condoglianze dal sindaco e niente. Che sta... la miseria, signori! Ma signori, ma con quanto spettacolo! Ma non ci credo, ma che figata, togli sta roba! Si può cosare sull'aurorea? L'aurorea. Che figata, signori, abbiamo anche l'aurora boreale. Ma che spettacolo, magico, direi. Magico, magico. Allora, e Rocco, attenzione. Anche noi abbiamo un Rocco. Allora, i miei distinti cittadini, piccoli condomini, quantità bassa però come la chiede, vero? A bassa densità. Quindi a sto punto andiamo a fare a bassa densità, che ti devo dire? Mi scusi, E a sto punto, allora, prima faccio questi qua, le attività. Allora, ne metto una qui. Vedete, ho iniziato a fare un pochino di strade interne, perché sennò qua il traffico non viene smistato. Allora, ho fatto un'entrata media per quello che riguarda il, come posso dire, la zona industriale. Così quando si inizia a creare del delirio, diciamo, abbiamo la possibilità di... Guarda, ne faccio anche una qua e una qua. Qui ci vado a mettere... sbagliato. Qui ci vado a mettere le attività, così siamo a posto. E non so se fa... beh, ho chiuso tutto qua. Vabbè, chi se ne frega, lì non ci verrà niente adesso. Oppure faremo una strada interna qua, vedremo un po', dai. Intanto però facciamo così, va. Questo magari, sto buco lo lascio per un'eventuale strada che porta verso di qua, perché comunque vedete, i quadranti sono delimitati dalle linee tratteggiate. Qui sono andato a sbloccare altri 3 pezzi in totale, erano quello che potevo come limite, per metterci la discarica, perché la discarica, come già ben saprete, centro di ricircolo, ok, discarica, guardate, ha questo cerchio marrone che vale a dire la zona in cui dà l'inquinamento, quindi dovremmo tenerla lontana dai nostri cittadini, dalle nostre abitazioni, quindi la sono andata a mettere più a nord. Penso sia al nord, vabbè, comunque lo intendo perché sono le montagne al nord, poi magari non è nord, qui non c'è una bussola. Quindi lo sono andato a mettere qua, così almeno teniamo lontano dai nostri cittadini. Qua magari vedremo di fare un piccolo paesello montano, mi si sta sminchiando tutto, però va bene. Sono andato anche a cambiare qualche olio in gear garage, attenzione, un'officina meccanica probabilmente. E sono andato a modificare anche un pochino le impostazioni per vedere se magari riesce a essere un pochino più fluido, però vedo che un po' di sminchiaggio c'è comunque, però ci sta, un pochino lo ottimizzeranno. Quindi ci sono gli alberi che brillano, in pratica, guardate qua, per me è dato dall'effetto aurora boreale, che magari non è proprio ottimizzato, ma va bene. Quindi procediamo. La discarica l'ho fatta qua in fondo per essere un pochino più lontano dalla popolazione, visto che già rompono i coglioni con la città rumorosa. Attenzione, quest'oggi piglio vari accenti da varie zone del mondo. Allora, l'industria ne chiede altra, ma porca miseria, vogliono lavorare questi cittadini. Che cosa sta succedendo al mondo? Allora, vediamo un pochino. Ah, bene, le rotonde, le care e amate rotonde. Se lo metto qua cosa succede? Un casino. Allora, si potrebbe fare? Non lo so. Guarderemo più avanti. Qui abbiamo messo questi qua, ma per il momento non ci servono. I servizi cittadini per l'istruzione forniscono scuole, college, università degli abitanti. Va bene, gli serve comunque la cosa. L'istruzione dei cittadini è suddivisa in 5 livelli che vanno dal non istruito all'altamente istruito. Perfetto. I percorsi formativi e l'istruzione scolastica dei cittadini dal livello più basso al livello più alto.
Per coprire i posti di lavoro che richiedono un basso livello di istruzione, la città deve essere deve solo fornire strutture scolastiche di livello. Va bene. Ok, quindi iniziamo a mettere. Oh, la miseria, 100.000. Iniziamo a mettere, signori, la scuola. La mettiamo davanti alla clinica medica. Guarda, mi piace come cosa. Mi piace. La mettiamo qua. Guarda, vaffanculo. La andata a scuola, pelandroni. Ok, così iniziamo già ad avere la nostra prima scuola elementare. Guardate che figata sta scuola, porca miseria. Ci sono i potenziamenti, cos'è questa? Inferme addirittura. Ma che spettacolo, signori. Ala di estensione, spazio per più bambini. Parco giochi. Le attività garantite dal parco giochi aumentano il benessere dei cittadini. Ma pensate che storia. Che figata, qualora io volessi ampliare codesta cosa. Ah, proprio così, quindi bisogna avere spazio. Ok. L'infermeria, minchia. Non ci sta l'infermeria, signori. Dovremmo tirar giù qualcosa per forza di cose. Posso farla staccata? No. Che miseria, accia schifosa. Posso togliervi dalle palle? Vabbè, lo faremo quando avremo bisogno, dai. Comunque, figo. Figo, devo dire che è abbastanza figo tutto ciò. Clinica medica, cos'ha di potenziamento? Alla destensione, deposito ambulanze. Ah, allora, fatemi vedere un pochino come funziona, diciamo, la copertura dei servizi. Pazienti, uno è ammalato, poverino. Mi raccomando, curatelo. Non so, forse così. Disponibilità di assistenza sanitaria. Salute media 59%. Malato ferito, vabbè, capacità 100. Decessi, va bene. Deposito dei cimiteri, occupati 4, capacità 5.000. Ok, forse magari con il crematorio, se lo sblocchiamo, ci dà la possibilità di avere più posti, perché comunque una tomba, diciamo, prende più spazio che un'urna, quindi uno è un vaso, uno è una cassa, quindi direi che probabilmente sarà così. Io sinceramente vorrei arrivare anche ad avere un'entrata decente. Come posso fare? Tassazione, aumentiamo le tasse? La scheda di tassazione ti permette di visualizzare e regolare le aliquote fiscali e i relativi introiti o spese delle singole tipologie di zone. Puoi regolare l'aliquota fiscale per un intero tipo di zona tramite cursori. Va bene, aumentare o diminuire le imposte può essere vantaggioso per la città a seconda della situazione. Questa è una proiezione delle entrate e delle imposte mensili basata sulla situazione mensile. Ok. Residenziale, commerciale, ma se io vado a fare una roba così... Proviamo con un 14%, un 12 e un 14. Vedi, che cazzo è sta roba? Ah, statistiche città, il pannello statistiche mostra grafici dettagliati sui progressi della città. Io vorrei arrivare anche a vederla al giorno, sta città. Osservare se un determinato aspetto è in crescita o in calo può aiutarti a guidare la città nella direzione desiderata. Se desideri che la tua città venga visitata da molti turisti, il numero di turisti in visita in calo, puoi concentrarti sulla costruzione di più attrazioni e assicurarti che ci siano abbastanza hotel ad accoglierli. Ok, attività e attivare visualizzazione delle statistiche. Seleziona un aspetto della città che desideri visualizzare o nascondere, attivalo o disattivalo. I grafici pertinenti saranno mostrati a destra. Regola la scala per visualizzare il grafico in un intervallo. Va bene. Quindi se faccio così mi dà il grafico dei posti di lavoro. Ok, ovviamente sono in crescita perché adesso abbiamo appena iniziato. Va bene, quindi qua, vabbè, ok, ho capito. Qui c'è stato un upgrade a quanto pare. Sabrina Mura, attenzione, non ho parole su come viene gestita l'assistenza sanitaria. Non si sa mai se... vaffanculo. Ma è coperta, ma che cazzo vuoi? Ma guardate, no, quella era la scuola. Oddio, un sacco... Oddio, c'è stato un calo di tensione oppure... Vediamo un po'. Come si è messi con la... Ok. Allora.
Qua però comunque danno ste qua. Allora, o posso fare una roba e metterle anche qua? Com'è la... Allora, qua siamo buoni. A sto punto, signori, io, visto che qua c'è la discarica e non possiamo mettere nient'altro, a sto punto, guarda. Ah, cavolo, vabbè, la colleghiamo all'altra. Oh là, finalmente, adesso andiamo un pochino piano e... ok. Nostre pale, oh, vai. Ok. Ah, quindi girano in base a dove tira il vento, avete visto? Che figata, che figata. Oddio, oddio, il tramonto, attenzione. Qua ho fatto una rialzata, come potete ben vedere. Guarda che figata, perché comunque qua ci passa il treno. Quindi penso che qua potremmo fare anche una stazione ferroviaria. Che ancora però immagino che non abbiamo sbloccato, perché penso che siano questi i trasporti. Mi fa un po' cagare l'industria in mezzo ai coglioni nella città, ma purtroppo vanno così le cose, quindi... non ci possiamo fare niente, ma dobbiamo comunque tirar su un po' di stradine. Qua inizia a esserci un po' di traffico. Idoneità residenziale. Allora. Guarda, visto che rompete il cazzo per i cimiteri e le cose mediche, io vi metto qua. Fate come cazzo vi pare. E guarda. Questa perché è rossa? È già troppo trafficata? Minchia, ed è una strada... Porca miseria. Vai, facciamo una roba del genere. Vai, vediamo quanto diminuisci. Poi posti commerciali. Facciamo una roba del genere. Ok. Sì, qua lo mettiamo perché tanto lo spazio dietro poi non ce n'è più. Piccoli posti commerciali facciamo, dai. Ok, piano piano sta diminuendo. Allora, qua c'è la zona industriale, è piccolina. Qui si potrebbe farne... Però, cazzo, io non vorrei fare... Vabbè che se la faccio qua, un'altra zona industriale, non dice niente. Nel senso, guarda, facciamo così. Tac... Nel senso, non dice niente. Non abbiamo l'azzurro che ci dà una percentuale in più. Però, siccome io non vorrei fare la zona industriale più di tanto grande, perché poi i nostri cittadini rompono il cazzo, a sto punto l'andiamo a fare lontana, andiamo a fare vicino alla discarica. Quella lì sarà una piccola zona industriale che è stata fatta per l'inizio della nostra città. E qua facciamo una strada media al centro, se ci riusciamo, più o meno sì, più o meno no. Ok, la facciamo qua, fatemi vedere un pochino dall'alto, vorrei farla un pochino più decente possibile, anche se è una mezza porcheria questa. A sto punto, guarda, la ricolleghiamo facendo una rialzata. Allora, qui, poi mi fai a 20 metri così può passare sopra. E guarda, facciamo una roba, vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Se facciamo così, ok, almeno iniziamo a fare qualche curvettina, che per le sopraelevate sono carine, proprio stile americano. Allora, guarda, fammi un piccolo rettino, no, ho sbagliato tantissimo, rimettimi la strada dritta, mi vai giù di 10 metri, me la fai più inclinata possibile e poi mi vai a terra e me la vai a ricollegare qui. Bravissimo, bravissimo. Oddio. Vabbè, è un po' così. Però che ci vuoi fare? Che ci vuoi fare? Allora, qui comunque la sopraelevata... allora, qui si può abbassare un pochino, perché vorrei fare una roba del genere per la nostra zona industriale qui vicino alla discarica. Vai così. Guarda. Tac, così. Come si fa? 90 per 90, 90, sempre a 90. Allora, e boom. Quindi volete zona industriale? Accontentati. Vaffanculo, tutti accontentati. Guardate, andate a lavorare, dovete fare un po' di strada, ma abbiate pazienza. Olla. Contenti? Mica tanto. Vabbè,
E niente, ve la faccio anche qua, guardate. Wow. Là. Qui. Anzi no, qua no. Che magari possiamo allacciare qualche altra piccola... Guarda, vaffanculo. La miseria, no. Guarda, fammi... Dammi questo. Tac e tac. Olè. Così almeno vediamo. Oh, si è andato a smaltire lì la barretta. Qua cos'è? Le zone commerciali. Che palle. Non si può sbloccare questo? Paese gigante. Minchia, serve paese gigante per le attività commerciali classiche. Allora, come posso fare? Posso mettere qui e magari la mettiamo. Dove la mettiamo? Qua ne mettiamo una. Allora, vorrei farlo un pochino sparso, lasciando qualche spazio vuoto, perché magari poi più avanti ci chiede di mettere, non so, i pompieri e la vigilanza e quello che è. Quindi magari vorrei lasciare, perché comunque questa inizia ad essere già una zona abitata, quindi serviranno tutti i vari servizi, anche di trasporto, eccetera. Quindi non vorrei proprio occupare tutto con i centri commerciali e quelle cose lì. Quindi direi di fare una robetta del genere. E sì, dai, così qua mi vai a mettere... Iniziamo a vedere questi qua, vediamo un po' che cazzo ciccia fuori. E qua magari faccio le case a bassa densità, visto che comunque non c'è molto spazio. E... ok, sta già diminuendo abbastanza. Guarda, me la fai anche qua, per favore. Minchia, oh, le attività commerciali vengono richieste in una maniera esagerata. Porca miseria. Ok, signori, sta già iniziando a prendere forma la nostra cara cittadina. Abbiamo 1000 abitanti, 1021 in crescita. Qui siamo sempre messi a merda e 80.000, meno 80.000 al mese. Dobbiamo in qualche modo aumentare il nostro introito. Allora, gestione dei rifiuti l'abbiamo fatta. Centro di porca troia, quanto costa? Vacca trota, mantenimento 160.000 al mese. Si può migliorare il deposito con dei rifiuti, punta raccolta, pericolosi sistema stoccaggio, inquinamento basso, inquinamento acustico medio, raccoglie e divide le spazzature per produrre materiali riutilizzabili, quali vengono poi rivenduti, producendo un guadagno per la città. Solo che non possiamo permetterci una spesa così grossa per il momento, non possiamo farlo, assolutamente. La scuola per adolescenti garantisce l'istruzione di secondo livello, si può migliorare con l'ala di estensione, campo sportivo, accoglienza. No, volevo capire, diciamo, la scuola media e superiore che cosa ci dava, diciamo. Andiamo a vedere il... Oh, mi piace un botto il cimitero, è una figata sversa, signori, chissà paura deve fare durante la notte. E cosa c'è? Oh, siamo quasi arrivati al terzo livello, attenzione, da piccolo borgo diventiamo poi che cosa? Dov'è? Borgo grande, giustamente. Ok. Attività commerciali, va bene, te le metto, stai molto calmo che te le metto. Allora, le mettiamo qui, qua aspetto magari, qui ho paura che si creerà un bel po' di delirio probabilmente, va bene, ci può stare. Potremmo fare anche forse una rotonda gigante, boh, chissà, vedremo. Allora, alta densità, allora facciamo una roba del genere, va. No, aspetta, no, ho sbagliato tantissimo, fermati, guarda, me la fai così e mi lasci quella zona senza niente, così almeno i nostri cari cittadini, se hanno bisogno di una strada, gliela facciamo tranquillamente. Guarda, mi vai a fare... sì, dai, fammela qua, così ti creo un'altra attività commerciale davanti, così chi abita lì può andare direttamente a lavoro a piedi, senza che poi rompete le bolle.
Allora, bassa densità li possiamo mettere qua, guarda, un pochino qui, così smettete di cagare il cazzo. Là, ok. Questa scena è incredibilmente luminosa, riesco ma... Oh, madonna, che palle che sono! Allora, come... Allora, aspettate un attimo. Se io vado qua... Idoneità residenziale, cattivo, perché allora... infatti qua c'è l'industria, e va bene, e va bene. Perché qua cattivo? Quale cazzo è il loro problema? Cosa manca, diciamo? Allora, vediamo un pochino. L'idoneità residenziale indica l'area generalmente buona per la zona residenziale, in termini di luoghi di lavoro e servizi ai cittadini disponibili. Quando si procede alla zonificazione dell'area residenziale, così da essere, i suggerimenti, i fattori di zona forniscono ulteriori informazioni su quanto un'area sia adatta per il tipo di zona selezionato. Ok. Inquinamento del terreno. Ok, va bene. Qua, bene o male, siamo a posto. Se andiamo a prendere la discarica, per il momento non sembra inquinata, quindi va bene. A sto punto mi verrebbe da pensare che se faccio una zona commerciale... Aspetta, no, qua c'è... Allora, qui... Guarda, qui lì c'è la strada, perché magari se poi vogliamo tirare un'altra striscia di qua, nel senso di strada, striscia ovviamente, non pensate male. Se io poi vado... Ecco, è diventata rossa, ok, è diventata verde. Ok, quindi diciamo che quando si va a mettere la zona residenziale, questi mi ci vogliono anche le attività commerciali, giustamente. Non ho parole su come viene gestita l'assistenza sanitaria. Oh, che cazzo, prende tutti voi, non rompete i coglioni. 800.000 ci hanno dato, 3 punti abilità e 5 pannelli da sbloccare. Borgo Grande, complimenti, stai andando alla grande, va bene. Grazie mille. Limite di prestito, budget, fattorie con animali, che figata. Estrazioni di pietre, beh, bello, bello. Antincendio, caserma dei vigili del fuoco piccola, polizia, amministrazione, stazione di polizia, ci ha sbloccato il mondo ed adesso inizierà a diventare delirio totale. Clinica medica, allora guarda, facciamo così. Andiamo qua. Voglio vedere un pochino, voglio capire per bene come possiamo utilizzare i servizi cittadini per bene. Visto che rompono i coglioni sul fattore sanitario, voglio vedere un pochino cosa... Però, bene o male, disponibilità di forni crema... vabbè, non ce li abbiamo quelli. Però comunque assistenza sanitaria va bene. Cioè, nel senso... Salute dei cittadini, colore edificio, colore rete. Quindi non stanno benissimo. La salute dei cittadini influisce sulla loro felicità, che a sua volta influenza la loro efficienza lavorativa e altri componenti. Le aree con cattive condizioni di salute indicano che i cittadini che vi abitano non hanno sufficiente accesso ai servizi sanitari. Mo figa. Fornire servizi sanitari adeguati e controllare l'inquinamento dell'area, del suolo e dell'acqua sono modi per migliorare la salute dei cittadini. Minchia, abbiamo un sacco di roba da fare, quindi fatemi vedere un pochino. O almeno lì, allora. Strada di pompa, stazione di pompaggio per acque, per falde acquifere, stoccaggio di pompa. Ah, ok, allora. Il giallo dovrebbero essere le fogne, in teoria, no? Qua iniziamo già a avere problemi di acqua. Sia le acque di merda che le acque normali. Va bene, va bene, va bene. È un problema. È un problema. Allora, è un problema. Quindi io potrei fare già una roba del genere. Impianto trattamento di impianto delle acque delle falde acquifere. Delle acque, appunto, vaffanculo. Il trattamento delle acque consiste nella depurazione delle acque reflue. L'acqua trattata può essere rimessa nel ciclo. Facciamolo, signori, facciamolo. Così almeno diamo ai nostri cittadini un pochino di roba in più. 100.000 al mese, porca miseria. Trattamento dei liquami, 300. Tasso di purificazione 50%, l'inquinamento del terreno basso, inquinamento atmosferico basso. Ok, va bene, strada necessaria. A sto punto io lo andrei a mettere in questa zona. Niente, ci sta, signore, ci sta a spenderlo, perché sennò qui le acque vanno
Vanno male le acque. Vediamo un pochino se cambia qualche cosina. Non cambia un cazzo. Perché qui l'acqua non arriva? Allora, vediamo un pochino. No, più che altro vorrei capire come poter evitare che, ecco, infatti vedete qua, le acque sono un po' intasate, un po' molto intasate, un po' troppo intasate. Dove a sto punto andare a fare qui, sempre qua, altre due di queste e le andrei a collegare. No, qua però ci possiamo collegare solo i liquami. L'estrazione delle acque dei fiumi, ok, andiamo a farla, che prima la volevo fare ma non ce l'ha fatta fare. La miseriaccia, la mettiamo qui. Collegami per favore. Le acque, sì, sì, serve una strada, te la faccio subito, guarda. Olè, fatto, ho avuto qualche problemino tecnico nel posizionare tutto, ma alla fine ce l'ho fatta. Abbiamo la stazione di pompaggio dell'acqua, così almeno rispetto a questa qua non sta in mezzo alle palle ma sta in riva al fiume, dovrebbe essere anche meno inquinante se non ricordo male. Vediamo un pochino qua se... No, non è cambiato un cazzo, non è cambiato. Quindi ce ne tocca fare un'altra. In poche parole, mi state dicendo, vero? Mi tocca fare un'altra. Perché qua si va a intasare. Qui e qua, giustamente, perché abbiamo messo le case a media densità. Quindi, giustamente, c'è più gente che rompe i coglioni. Beh. Cos'era questo? Impianto di trattamento? No, questo era l'impianto di trattamento. 480. Quante ne abbiamo di soldi? Beh, abbiamo un pochino di soldi, però... Stazione di pompaggio per le acque acquifere. Se non sbaglio era questo. Era questo qua. Questo qua trasporta acque pulite alla città attraverso i tubi dell'acqua. La manutenzione è costosa rispetto alla sua portata, ma può essere collocata ovunque. A sto punto, signori, ne mettiamo un'altra. Non possiamo appiccicarla qui, tipo? Strada necessaria. Io posso fare una strada piccolina qui? No, porca miseria, no. Perché sì, se guardiamo i tubi dell'acqua lì nella mappa a sinistra, tubi dell'acqua, c'è acqua pulita e acqua inquinata. Quindi in teoria dobbiamo fare un trattamento di pulizia delle acque. Però questo, allora, non fa molto, in teoria non fa molto inquinamento, no, è basso, inquinamento acustico medio, però è quello il problema, è quello il cacchio di problema, porca miseria. Diciamo così, cerchiamo di tenerla il più vicino possibile, però gli facciamo una strada che poi vada lì. E no, qua mi sa, sì, la strada la vedo lì come iconcina, quindi la facciamo qui. Stradina tattica, così piccolina, che tanto la gente deve, ci andranno solo i nostri cari operai qua. Oh, però che bella con la goccia, carino. Qua c'è il parcheggio, quindi fatemi vedere adesso, no, dammi questo, che così almeno vedo un pochino le acque. Ecco, vedete, è diminuita, diciamo, la striscetta marrone, che vale a dire merda, poche parole, lo schifo che hanno i nostri residenti. Allora, poi vediamo un pochino, è aumentato qualcosa riguardo alle cose pubbliche, ai cosi sanitari? Questo cos'è? È un carro funebre, porca miseria. Diciamo che non è proprio buono, proprio ottimo il nostro. Se ne faccio un'altra di clinica medica, dite che migliora qualcosa. Sta morendo un sacco di gente, ragazzi, porca miseria. E dite che aumenta qualcosa se io metto un'altra clinica. Oddio, che cazzo è successo? Scorte d'acqua si stanno inquinando. L'acqua inquinata della rete idrica sta facendo ammalare i cittadini. È quello che stavo cercando di mettere a posto, a dire la verità. Cerca un punto di scarico dei liquami che potrebbe essere in piena. È una stazione di pompaggio dell'acqua che potrebbe...
che potrebbe star prevalendo l'acqua da fonti inquinate. L'inquinamento delle scorte d'acqua svanirà gradualmente una volta rimossa la sua fonte. Bella visuale informativa dell'inquinamento. Fammi la visuale, fanculo. Ah, ok, vediamo un po'. E cosa mi vale a dire sto coso qua? Acque inquinate. Beh, a dire la verità, l'ho appena fatto, qua sta cicciando fuori un sacco di acqua inquinata, però. Porca troia, porca miseria, porca. Signori, facciamo un'altra acqua di pompaggio. Che cazzo vi devo dire allora? Scusate, però. Qua rompe il cazzo? Nessuna acqua falda acquifera. Ah, ok, queste blu sono le falde acquifere. Quindi io ne posso mettere una qua. E niente, la metterò sopra il cimitero, in poche parole. La metto qui al centro. Cerco di farla stare più lontana possibile. Utilizzo bacino delle falde acquifere, 59%. Di che ti devo dire? Utilizza quello che riesci, però almeno mandami l'acqua pulita. E buona, così almeno siamo tutti felici e contenti. Ok, allora vediamo un pochino, fai play, vediamo quando parte. Popolazione aumentata, ok, vediamo un po'. Ascolta, visto che rompete il cazzo. Sistema di filtraggio avanzato riduce di molto la quantità di agenti inquinanti nell'acqua in entrata. Oh, ascolta. Lo facciamo. Facciamo il potenziamento a sto punto, signori miei. Perché sennò... No, ho sbagliato tantissimo. Rimettimi qua, per favore. Però è uguale. Non è cambiato un cazzo. Gli ho fatto il potenziamento. Oh, santo cielo. Che casino. Che delirio. Sta già andando male, eh? Sta già andando male. Oh, forse è cambiato qualcosa. Forse è cambiato qualcosa, signori. Consumo da... Ok. Forse gradualmente sta andando nel verso giusto. Forse. Allora, possiamo fare una roba del genere. Che cos'è questo? Pompa extra. Una pompa aggiuntiva che aumenta significativamente la quantità di acque aspirate e la capacità di trasporto. Uè, ascolta. La facciamo e vaffanculo, perché almeno così vediamo se riusciamo a stare dietro alle esigenze dei nostri cittadini. Allora, in teoria si sta abbassando l'inquinamento, quindi in teoria siamo a posto. Olè, ma la miseriaccia deve fare il suo giro, deve fare il suo giro per poter smettere di inquinare tutto, cioè di averli concina dell'inquinamento. Però fatemi vedere un pochino. Commercio delle acque, disponibilità di acqua, 14.000 metri cubi al mese, erogazione, adesso in teoria dovremmo essere abbastanza messi bene, si spera. Che vi devo dire, signori miei? Perdonatemi, pormi acqua sporca, però purtroppo non è così semplice, signori miei. Non è così semplice. Allora, potremmo fare anche una sorta... Ma se io vado a fare una sorta di anche scambio così... Dite che è una cosa intelligente, perché magari si va tra virgolette a... Aspetta, se io faccio una roba del genere, così, è sensata come cosa oppure è una porcheria e basta? Che dite? Perché magari così va a aiutare, diciamo, anche le acque acquifere che ciccia fuori questa qua,
questa parte qua, diciamo, viene aiutata anche da questa pompa, quindi ci potrebbe stare come cosa, ci potrebbe stare. Ok, ok. In teoria dovremmo essere abbastanza a posto. Ah, ma io avevo fatto la pompa. Questa cos'è? Impianto di trattamento? Avevo fatto anche questa, vabbè. Signori. Va bene così, va bene. Allora. Cos'è sta roba? Specializzazione industriale. Metti in pausa, per favore. Aree specializzate in estrazione, raccolta ed esportazione di risorse naturali. Ah, che figata! Signori, le fattorie. Bellissime. Allora. Differenti tipi di risorse naturali sono disponibili in base alla mappa su cui stai costruendo la tua città. Le risorse sono evidenziate sulla mappa con colori diversi. Queste aree possono essere potenziate sulle risorse naturali per beneficiarle. Scegli il tipo di industria in base alle risorse disponibili. Ok, quindi terre fertili, disponibilità, bosco, minerali e petrolio. E petrolio, ok. Le aree di specializzazione industriale possono essere costruite ovunque sia possibile, sia disponibile risorse naturali pertinenti. Le aree specializzate attive renderanno la città più attraente per le industrie che possono utilizzare quei materiali specifici. Ok. Quando selezioni un tipo di specializzazione, le risorse naturali correlate verranno evidenziate sulla mappa. Perfetto. Scegli il tipo di specializzazione. Va bene. Palle, 50.000. Costruendo un edificio centrale, posiziona l'edificio centrale vicino alle risorse pertinenti. Il cerchio intorno all'edificio centrale mostra fino a che punto puoi espandere l'area. La miseriaccia schifosa. Quanto può essere grande la nostra fattoria? Strada necessaria. Deficit di produzione. Cosa vuol dire deficit di produzione? Ma sarebbe questa l'area. Estrazione di pietre. Sì. Estrazione di pietre. Ah, non abbiamo la possibilità di farlo adesso. E invece l'area per coltivare questo qua è qui. E qui o qua. Qui o lì o là. Allora, quindi. Ah, ma che figo, signori miei. Ma allora lo facciamo, ma nel prossimo episodio. Perché per il momento diciamo che siamo andati un po' per le lunghe. Lì la zona residenziale non è delle migliori. Va bene. Guarda, cicciami qua magari un po' di questi. Un po' di attività commerciali. Cos'è sta roba? Cos'è giallo? Identità commerciale. Non è buona per niente. Identità commerciale, clienti, colore. Sì. Ah, quindi qua sarebbe una buona zona per fare un commercio? Una zona commerciale, facciamolo. Ok. Guarda, concludiamo facendo un pochino di case a bassa densità. Le mettiamo qua, guarda, così, là. No, ho sbagliato tantissimo, toglimi sta roba. A bassa densità va bene qui. Ok, e poi iniziamo a costruire, magari farò una strada che va di qua di là, così almeno tagliamo qualcosina. Allora, signori, io direi di concluderla qua. La nostra città, come potete ben vedere, si sta espandendo per bene. Guarda la nostra zona industriale che diventerà sempre più industriale. Qua ne abbiamo fatta una un po' più piccolina, sperando che non dia danno quando poi crescerà la città. Allora, stavo notando una cosa. Le zone, diciamo, a densità media dovrei farle anche da un'altra parte, perché poi più avanti si va e più mi sa che le zone residenziali più alte richiedono più servizi, che probabilmente andremo a sviluppare da questa parte qua verso il fiume, perché poi zone residenziali potenti hanno bisogno di un bacino d'acqua da cui potersi fare i selfie in cima al balcone o all'attico. Quindi, oddio, che è successo? Questa casa cosa ha bisogno? Affitto alto, gli occupanti hanno difficoltà a pagare l'affitto, potrebbe essere necessaria una zona a densità più elevata o una diversa zonificazione. In che senso?
Vabbè, mettiamo in pausa e iniziate a lavorare come si deve, vedete che lo pagate l'affitto, barboni, e bene, 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 questa magnifica, guarda, facciamo una roba del genere, guarda, guardate che figata, guarda, fan cagare ste cose qua, però, guardate che figata, con le montagne dietro, siamo saliti anche di livello, borgo enorme, attenzione, siamo un borgo enorme, abbiamo sbloccato un po' di roba, pannello progresso, metti in pausa, per favore. Strumenti cre... Ah, dobbiamo mettere anche queste cose qua. Prossimo episodio facciamo tutto. Pannello produzione, politiche, disastri... ci siamo, disastri naturali, signori. Panoramica trasporti, abitazioni con affitto basso. Ecco, quelli che ci servivano, apposta per loro. Uffici a bassa densità, ok. Aziende di lavorazione del grano, attenzione. Selvicoltura, trasporti, deposito degli autobus, doppia corsia per mezzi pubblici. Corsia per i mezzi pubblici a senso unico, deposito dei taxi, madonna quante robe a sbloccare, i parchi, che bella, ma le cose decorative mi piacciono un botto, ruota panoramica, National Gallery of Art, Notre Dame, che cazzo c'è zecca con noi, scusami, giardino botanico, Nasineula, vabbè, Grand Hotel, e tariffa minima taxi, perfetto, perfetto, signori, io... Vi do nel saluto, vi invito a lasciare un mi piace, un commento per farmi sapere la vostra, magari qualche consiglio eccetera eccetera, se sto sbagliando qualcosa, probabilmente sì. Iscrivetevi al canale per scoprire le varie avventure e noi come al solito ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.